Signore e signori, ben ritrovati con la mia carriera F1 Manager 2022. Siamo nel corso della seconda stagione, 6 Gran Premi andati. Tra poco andremo a Monte Carlo per il settimo appuntamento stagionale, sperando che il Gran Premio sia un po' più divertente di quello della prima stagione, che era stato, se non il peggiore, quasi a livello proprio di divertimento, Gran Premio monotono, abbastanza simile alla realtà. Da questo punto di vista, veniamo da un periodo buono, nel senso che negli ultimi Gran Premi abbiamo fatto davvero davvero bene, stiamo andando a braccetto con la Mercedes in campionato, siamo pari al terzo posto nel campionato costruttori, stiamo continuando a sviluppare la macchina, quindi andiamo avanti perché finiamo anche un progetto proprio vicini al weekend di gara, quindi andremo a costruire pezzi nuovi in super velocità in modo tale da sfruttare gli aggiornamenti già a Monte Carlo. Ah, se vi siete persi l'ultimo episodio, me lo stavo dimenticando, ve lo lascio qui sopra perché la gara è stata molto molto bella, abbiamo ottenuto un ottimo risultato, clic qui sopra e godetevela. Eccolo qua, terminato il progetto per alettone posteriori. Ne costruiamo due in emergenza, ci costa pochino, un milioncello, ma ne abbiamo addirittura 17, quindi possiamo tranquillamente farle. Poi andiamo a costruire due pezzi per invece da tenere in scorta in magazzino in caso ci siano problematiche, tipo visto che siamo anche a Monte Carlo, anche se dovremmo solo i primi due, tra l'altro approfittiamo per installarle sulle due auto. Il simulatore ha bisogno o di una ristrutturazione o di un upgrade. La ristrutturazione costa 4 milioni, ci vorrebbero 25 giorni. Io piuttosto a questo punto, detto proprio tra noi, andrei direttamente, avendo i soldi, ad aggiornare. Costa 12 milioni, ma sono comunque soldi ben investiti perché poi migliora tantissimo gli aggiornamenti che andremo a fare. Ci vogliono 2 mesi, ma approfittiamo visto che ha bisogno di qualche lavoretto. Guardate le previsioni per domenica. Yeah, piove. Non dovrebbe essere pioggia forte, ma comunque pioverà. E vediamo Monte Carlo con la pioggia, ragazzi. I bolidi sfrecciano sulle strade di Monaco dal 1929 e questo weekend non farà eccezione. Una nuovissima generazione di campioni si sta preparando a conquistare Monte Carlo. Questo è il Gran Premio di Monaco. Monaco è celebre per le stradine e le curve anguste, dalla lentissima La Rascasse all'insidiosa Sainte-Devote. Non c'è ombra di rettilinei e sorpassare è un'impresa titanica. Potrà sembrare banale, ma il miglior piano d'azione è cercare di piazzarsi subito in testa alla griglia di partenza. Anche se la stagione è appena iniziata, le emozioni non danno un attimo di respiro. In questa fase non c'è ancora nulla di certo e tutto può accadere. Bene, non perdiamo tempo! Si comincia! Come sempre mi farò le PL1, poi simuliamo PL2 e PL3, ci vediamo forse in Q3 con entrambe le macchine. Si è conclusa la Q1, ottavo e decimo tempo abbiamo dovuto fare rispetto al solito, anche il secondo tentativo perché nel primo abbiamo trovato in realtà neanche tantissimo traffico, ma basta una macchina. Se la becchi nel punto sbagliato del circuito non la passi, quindi abbiamo dovuto subito usare anche un altro treno di gomme nuove. Questo ovviamente non è il massimo, però bisogna capire perché nel secondo tentativo comunque non abbiamo fatto benissimo. Siamo passati, l'obiettivo è passare anche il taglio dalla Q2. Termina anche la Q2, passiamo con entrambi i piloti, ottavo e nono tempo, per dirvi il discorso traffico. Nel primo tentativo che si è fatto 5 secondi più lento degli altri, quindi nel Q3 dovrebbe essercene un po' meno di questi problemi, però magari in gara vi fa capire se trovi una macchina davanti che va più piano di te quanto può rallentarti. Sta finendo la Q3 con Gasly e Alonso, che si erano migliorati di molto, ma si sono migliorati anche gli altri, come vedete. Vediamo se riusciamo a mantenere la quarta e la quinta posizione in griglia. No, perché anche Sainz si migliora. Vediamo gli altri. Arriva Russell riesce a rimanere dietro. Bottas invece si mette proprio in mezzo tra i due Alfa Tauri. Si migliora anche Hamilton, che però resta dietro. Manca soltanto Albon, che però forse ha già concluso il suo giro, quindi resta decimo. Quindi abbiamo migliorato rispetto a Q1 e Q2. Partiremo dalla quinta e dalla settima posizione in una gara che si preannuncia almeno in parte bagnata. Allora, come potete vedere, gentili ascoltatori, pioverà. Non si capisce se forte.
poco, tanto, insomma, è un casino. E lo farà inizialmente circa il 14esimo giro e andrà avanti fino a circa il 45esimo. Dopodiché smetterà di piovere e ritornerà il sole. Quindi ovviamente a noi non ha senso partire con una media, anche perché media e hard sono le uniche mescole di cui abbiamo gomma nuova. Useremo una soft con entrambi i piloti, usata in realtà, perché quella che abbiamo è usata, le vedete qui, e che ci consentiranno comunque di arrivare fino al appunto 14esimo-15esimo giro, quando dovrebbe piovere. E poi bisognerà capire se mettere gomma intermedia o full wet, vedremo quanta acqua scenderà nei primi giri. Potremmo anche pensare, per coprirci, di fare una strategia diversa con i due piloti. Vediamo un attimino come va questo inizio gara e nella parte finale probabilmente andremo a montare invece poi una gomma media, se effettivamente le previsioni verranno confermate. C'è un bellissimo cielo azzurro che fa da sfondo ai piloti sulla griglia di partenza. Ecco qui Pierre Gasly. Anche se ha mancato le prime tre posizioni, dopo il via la situazione può capovolgersi in fretta. E qui Alonso, il secondo pilota della squadra. Partendo tra i primi 10 in griglia, può aspettarsi di... Bella questa immagine, bellissima. Raccoglieranno il frutto dei loro sforzi? Sta per iniziare una delle gare più suggestive del mondo. Questo è il Gran Premio di Monaco. E speriamo sia più divertente di quella della scorsa stagione. Si parte! Gasly è partito bene. Alonso invece non tanto, ha perso un paio di posizioni addirittura. Cioè, in realtà non mi ricordo neanche in che posizione partivamo, però adesso piccoli dettagli, se non stiamo a guardare lì pelo sull'uovo. Intanto Alonso torna in settima. Ah, quinti e settimi può essere. Vabbè. Io non ho bevuto stasera. Comunque è tutto regolare fino a questo momento. Immagini suggestive quelle di Monte Carlo, del circuito del Principato. Adesso siamo sotto il tunnel, ripeto, noi siamo con gomma rossa usata, perché è quella che abbiamo usato per fare un tempo nelle qualifiche, ma che comunque dovrebbe andare bene fino a, appunto, al 14esimo giro. Lo vedete più o meno qua con la strategia, dove dovrebbe poi invece servire gomma da bagnato. Non appena ci sarà il DRS dirò anche di spingere un pochino sulla gomma. Per il momento rimaniamo così, anche perché sarà molto molto complicato superare qui a Monaco. Intanto si conclude il primo dei 78 giri previsti. Quando inizia il terzo giro, come da regolamento, viene dato il via libera all'uso del DRS, che comunque a Monte Carlo è in una sola zona e sul rettifilo principale, che non è proprio lunghissimo. Noi però, giunti a questo punto, facciamo un po' spingere su questa gomma, andiamo su aggressivo con entrambi i piloti, cercando magari di recuperare qualche posizione, ricordando che danno pioggia circa fra... al 14esimo giro, corretto. Più o meno. Tanto davanti a noi Perez e Leclerc stanno lottando e a vantaggio di Verstappen, che se ne sta andando via, vedete, ha fatto un po' di margine davanti a sé. Adesso si è formato questo trenino, di fatto con 6 macchine, che termina con Alonso, anche perché forse una delle due macchine davanti c'ha gomma media, esatto, la Red Bull. Vedete, davanti più di qualcuno è partito con rossa usata, tra l'altro nessuno ce l'aveva nuova, invece chi ha montato media e hard ha montato gomma fresca fresca. Sono molto vicino qui Gasly e su Perez. Leclerc è riuscito a prendersi un minimo di margine. Noi adesso proviamo a dirgli di andare di sorpasso, che ricordiamo l'unico... non era quello che volevo fare. L'unica zona in cui si può superare questa, però se anche lui ha il DRS difficile, anche per quanto andiamo solo di potenza. You are the fastest. Tanto Alonso miglior giro, non... copy. Della serie Pottesega. Wow, guarda dove prova però a fare il sorpasso, ma è un pazzo, è un pazzo.
Vabbè, nulla di fatto. Comunque ci ha provato veramente in un punto un po' assurdo. Comunque, posso dirvi che le gomme gialle con in quei cerchioni là della Red Bull sono qualcosa di fighissimo. Gasly si rifà sotto, prova a tenere una traiettoria larga, si affianca alla Red Bull di Perez per provare a sorpassarlo all'esterno. Che a sorpasso lo chiude. Adesso tra l'altro è attaccato alla Ferrari di Leclerc, quindi sale in terza posizione Gasly, ottimo sorpasso. E Alonso dietro intanto ha superato invece l'altra Ferrari, quella di Sainz, e ha ottenuto anche lui la sesta posizione. Bravi ragazzi, well done guys. Ci proviamo anche sulla Ferrari a fare il sorpasso, ci chiude un po' la strada Leclerc. Abbiamo provato anche a farlo qua dietro con Alonso. Rimettiamo neutro, anche perché sennò finiamo tutto l'ERS. Guardate dove prova il sorpasso qui Leclerc. Doveva tentare. Leclerc. Qui Gasly. Tanto Verstappen guadagna qua circa mezzo secondo a giro su questo gruppetto qua. Se ne sta veramente andando. L'ha fatto un po' il vuoto. 4 secondi di vantaggio dopo appena 7 giri. Ci riproviamo con Gasly, che qui sfrutta di nuovo un po' l'ERS in accelerazione all'esterno. Vediamo se riesce a chiudere il suo passo in accelerazione qui sulla Ferrari. Ce la fa. Bravo Pierre. Bisognerebbe cercare di allungare un pochino, che se è dura qua adesso ce l'avrà poi la Ferrari il DRS, ma a me va bene rimanere davanti anche per un discorso poi di sosta ai box, anche per mettere un po' di spazio tra le due macchine, in modo tale che quando ci sarà la sosta, perché pioverà, non perdiamo troppo tempo più che altro con Alonso. Si fa vedere minacciosa qui la Ferrari di Leclerc. Gasly deve tenere giù il piede, chiude tutte le porte ovviamente. Ferrari che si avvicina molto al termine del rettifilo principale, che ricordiamo è l'unica zona di RS. Per il resto da qui in avanti in realtà guadagniamo noi. Intanto presto potrebbe cominciare a piovere. Attenzione, avete visto l'errore? Leclerc a muro, signori. Leclerc a muro, l'avete visto? Bandiera gialla, attenzione. Abbiamo visto in diretta, lo rivediamo. Vediamo cosa è successo. E questa è la Ferrari. Proprio davanti, a noi, dietro di noi. Guardate, voilà là. Che tra l'altro Perez ha fatto una cosa del genere, ma chiudiamo questa parentesi. Un altro testa a coda? Che è successo? No, era sempre quello di Leclerc. Comunque recupera una posizione Alonso, che beneficia di questo errore, e beneficia anche Gasly, che mette circa 2 secondi tra sé e Perez. Quindi Perez non avrà DRS su di lui. Proviamo a dire a Alonso di sfruttare un po' l'ERS ed andare a sorpassare, anche se non è facile perché ce l'hanno un po' tutti qua. Invece, come ci diceva il nostro ingegnere, tra poco dovrebbe o potrebbe quantomeno iniziare a piovere. Tanto Leclerc è finito. Ah, perché è andato ai box Leclerc. Evidentemente aveva dei danni anche subiti alla macchina. Inizia a piovere. E tra l'altro quasi mi dispiace, perché vedendo come eravamo messi era quasi meglio che rimanesse così. Sta tra l'altro piovendo abbastanza insistentemente, da capire se rientrare e mettere gomma da bagnato oppure gomma intermedia. Adesso dobbiamo prendere questa decisione in questo momento. Verstappen è già ai box tra l'altro, quindi si ferma subito Verstappen, perché come vedete danno molta acqua. Andiamo con entrambi con gomma da bagnato. Io so che faccio una cagata, che già superato uno qua, danno praticamente pioggia forte, e qua secondo me va ben oltre i 5. È vero che poi diminuisce, ma poi pare che debba riaumentare. Ascolta, gomma da bagnato per entrambi, full wet, via. E che Dio ce la manda buona. Anzi, come vi dicevo, potrei provare a fare questo tentativo di mettere gomma intermedia ad Alonso, in modo tale da comunque diversificare le strategie, perché con la pioggia è sempre un problema. Se la azzecchi vinci il Gran Premio, se la sbagli fai la fine di qualche Gran Premio fa, dove da poter lottare per la vittoria alla fine siamo rimasti fuori addirittura dalla zona punti. Per cui facciamo così, che è meglio.
Allora, sosta i box fatto, ho visto molti mettere le intermedie. Nel frattempo, come vedete, continua a crescere la quantità di acqua in pista. Ricordiamo che con Gasly abbiamo messo le full wet, l'ha messa anche Verstappen, Perez, però vedete per esempio Sainz, Alonso appunto, e ne ho visti qualche altro, almeno una qualche altra macchina ha messo sulle gomme da asciutto. Allora intanto però Gasly vecchio fratello, se non superiamo questo rimaniamo qua bloccati, facciamo la coda, fa una cortesia in qualche modo, vedete cosa succede quando becchi una macchina che va piano, porca puttana, tutto il vantaggio che ci poteva dare, dai levati dalle palle, levati, che Verstappen se no vince il Gran Premio, guarda che roba, guarda che roba, dai cazzo Gianluca, dai, guarda che gli ha chiuso la strada, Alonso anche tu, subito sorpasso, bravo bravo Pier, via adesso. Okay. Anche perché con gomma da bagnato andiamo in questo momento ancora meno forte rispetto a quelli dietro, anche se Perez è la nostra stazione. Vedete, strategie abbastanza differenziate. Oh dai, cosa sta facendo Alonso? Vai Fernando, vai Fernando, supera anche supera quella Mercedes. Dove sono? Guarda te che cosa imbarazzante, che per fortuna adesso si ferma i box quello, ma stanno facendo, cosa stanno facendo, stavano ballando praticamente, lo so. Tanto Gasly, andiamo a vedere un po' i distacchi, minchia 10 secondi, ha perso una vita su Verstappen stando dietro prima a quella Mercedes che ha fatto da tappo. Alonso in quinta, abbiamo di fatto mantenuto per il momento le posizioni. Si è un po' fermata l'acqua sulla pista, siamo a 3.40, ancora meglio l'intermedia in questo momento rispetto a una full wet, però vedete danno ancora molta pioggia. Ovviamente puoi fare un alzo, a meno che non scenda sotto i due a fare una sosta per mettere l'intermedia, al momento non ha senso. Intanto invece la sosta l'ha fatta Verstappen, perché vedete un pochino è scesa l'acqua sulla pista, Verstappen che aveva messo full wet ha preferito mettere su la gomma intermedia, perché vedete Sainz che con l'intermedia sta andando molto veloce, anche Alonso sta andando molto veloce, anzi in realtà questo è un Leclerc doppiato, non so sbagliato, è un Leclerc doppiato, ah. Comunque l'intermedia va più veloce rispetto alla gomma full wet in questo momento qua. Tra l'altro dovrebbe anche un po' scendere forse l'intensità della pioggia tra poco. Vedete pit stop per Perez, anche lui va a mettere su gomma intermedia. Adesso dovrebbe un po' scendere l'acqua sulla pista, però poi qua ne dovrebbe venire giù ancora, vediamo. Un po' anticipato i tempi finora, il temporale, vediamo. Allora sta iniziando sensibilmente a scendere anche, vedete, l'acqua in pista. Adesso noi dovremmo scegliere se fare una sosta con il buon Gasly oppure no, ma io aspetterei ormai. Perché mettere una gomma intermedia adesso, anche se comunque, ripeto, le previsioni danno che per un po' non dovrebbe fare pioggia forte, ormai ce le teniamo, a meno che appunto non vada sotto il 2, purtroppo ripeto ci dobbiamo assolutamente fermare, quindi per il momento continuiamo. Attenzione che c'è un testa a coda, vediamo di chi è. C'è stato un incidente, attenzione, Perez. Diamo un'occhiata, stiamo vedendo la Red Bull. Perez che aveva appena messo gomma intermedia. È un incidente molto brutto. Molto brutto è un parolone. Comunque, vedete, non riesce a sdoppiarsi. Per adesso però abbiamo Verstappen attaccato. Adesso bisogna, secondo me, fare la sosta. A meno che non inizi a diluviare. Perché guardate Verstappen che facendo la sosta ci è ritornato dietro. Adesso abbiamo fatto un po' di coda che mi andava anche abbastanza bene, ma a questo punto qua ci dobbiamo fermare
con Gasly e mettere su gomma intermedia. Non possiamo fare diversamente, perché si sta asciugando troppo la pista. Perderemo molte posizioni, rientreremo forse in decima addirittura, ma non possiamo fare diversamente. Siamo rientrati in settima davanti a Perez, che aveva fatto l'errore poco fa che abbiamo visto. Alonso invece è salito in terza posizione, ecco, lo avevamo azzeccato un po' la scelta. Siamo dietro a Sainz, dietro a Verstappen, di fatto abbiamo fatto un po' di tappo con Gasly, siamo tutti molto vicini, gli altri sono un po' più staccati come piloti. Vediamo nei prossimi giri come evolverà la situazione. Tanto Gasly è un po' bloccato dietro ad Albon, che ha un passo decisamente più lento del nostro, quindi tentiamo adesso di fare un sorpasso, di togliercelo dalle scatole, risalire in sesta, che andiamo decisamente più veloci. Ovviamente senza DRS non è facile, e soprattutto contando che siamo a Monte Carlo, mi dovrà inventarsi qualcosa adesso Gasly. Ci prova qui all'interno Gasly, vediamo se adesso in accelerazione ne ha di più. No, perché abbiamo praticamente finito l'ERS. Ah, però forse ce la fa Gasly, ce la fa, guardate, sono vicinissimi, sono attaccati, però adesso abbiamo noi l'interno. Dai Pierre, tieni giù il piede, usa quel poco di ERS rimasto, va bene così. Davanti abbiamo dei doppiati, abbiamo, credo che sia Leclerc, poi una Haas. Lo sappiamo che le gomme sono calde, ma non importa. Attenzione che c'è un incidente, vediamo cosa è successo. Sì, no, ho capito. Sainz, cos'è successo? Ah, guardiamola meglio, il punto qui è Sainz. Tra l'altro davanti ad Alonso era Sainz. Dove è andato? Per fortuna nessun altro è rimasto coinvolto. Che brutta botta. Che incidente strano. Comunque Alonso sorride perché sale in seconda posizione e mi sa che Sainz ha l'ala danneggiata, e quindi infatti entra in box Sainz. Quindi forse anche Gasly riuscirà a beneficiare di questa sosta e salire in quinta. Intanto Alonso è comunque a 6 secondi da Verstappen, ma ne ha altrettanti di vantaggio su Hamilton in questo momento. Ha ripreso a piovere abbastanza forte, lo vedete. La pista non è ancora da full wet, che ricordiamo scattano a essere molto interessanti e performanti sopra i 4. Teniamo ovviamente d'occhio la situazione, perché comunque nei prossimi giri potrebbe piovere ancora molto. Dopodiché, vedete, attorno al 40-45esimo dovrebbe comunque terminare definitivamente invece la pioggia. Intanto ha confermato Gasly in quinta posizione. Tanto Sainz ha deciso che, visto che aveva appena fatto una sosta, che poteva essere una bella idea farne un'altra. Effettivamente l'acqua in pista sta crescendo. Ora la domanda è: cosa facciamo noi? Vediamo che cosa fa Verstappen e gli copiamo un pochino la strategia. Potrebbe essere un'idea. Ovviamente fare magari l'opposto con l'altro pilota, quindi con Alonso fare esattamente ciò che fa Verstappen, e invece con Gasly scegliere magari una strada diversa, anche se comunque secondo me andrà poi a scendere l'acqua, quindi non controllo. Vedete, Verstappen si ferma, ok. Ah, si tratta di capire, perché se le previsioni sono corrette, che poi va a diminuire, di fatto non servono più poi le gomme da bagnato, perché in 4 minuti, che sono un paio di giri, secondo me ritorna sotto. Secondo me, dai, vado distinto, non fermo nessuno dei due, rimaniamo in pista con entrambe le macchine, vada come vada. Allora, come vedete, sta leggerissimamente scendendo l'acqua in pista, ma proprio leggerissimamente. Però quantomeno non siamo sopra i 4, che c'era poco fa. Abbiamo fatto mezzo giro, non è che abbiamo fatto tanto, però vedete Hamilton, anche Verstappen, che adesso è dietro di noi 10 secondi, un altro pilota che ho perso, si erano fermati. Siamo primi al momento con Alonso. Ovviamente le gomme da bagnato qua funzionano molto bene, comunque con questa quantità di acqua. Infatti vedete che Verstappen un pochino ci recupera. Speriamo scenda velocemente, città. Sta piovendo, si sta alzando la quantità di acqua in pista, mannaggia la miseria. Allora, Verstappen si è portato a 5 secondi da Alonso, ma, e sottolineo ma,
adesso ha iniziato un pochino a diminuire sensibilmente la pioggia, quindi mano a mano la gomma da bagnato dovrebbe essere sempre meno performante. Gasly è in quarta, Alonso primo. Se riusciamo a mantenere questa situazione qua, contando che probabilmente chi si è fermato per montare la full wet fra poco si fermerà per ricambiarla, anche se vedete c'è sempre un po' di pioggia all'orizzonte, cambia in continuazione, si tratta di capire. Ha ripreso a piovere, si era abbassata fino a 3,5 più o meno, 3,5 mm di acqua in pista. Infatti si erano un po' equilibrati i tempi tra Alonso e Verstappen, adesso è ritornata a crescere l'acqua in pista. Le previsioni dicono che adesso pioverà un po' e che dopo andrà piano piano a smettere, quindi rimaniamo, ormai siamo rimasti così, rimaniamo così. Allora, continua a fermarsi qualcuno ai box, per esempio le due Mercedes in questo momento, quando siamo praticamente a metà gara. Verstappen ha recuperato un altro secondo, ma ha rismesso di piovere, quindi leggermente si sta asciugando, quindi veramente vedete lì dietro Verstappen, che adesso lo vediamo, quindi più si asciuga più va a vantaggio nostro. Bene, praticamente non dovrebbe più piovere, quindi chi ha montato gomma full wet di fatto sarà tra poco costretto a cambiarla, perché a vista d'occhio si sta asciugando e vedete che anche il distacco in un giro di Verstappen si è alzato di non tantissimo, per carità, siamo nell'ordine di 3-4 decimi, ma più andremo avanti più il divario si dovrebbe ampliare, contando che potrebbe essere appunto costretto a fare anche una sosta ai box aggiuntiva, sosta che faremo tutti non appena l'acqua in pista arriverà attorno al millimetro, che allora diventeranno di nuovo le gomme slick quelle migliori da utilizzare, e decideremo se credo montare la media oppure no a seconda del momento in cui faremo questa sosta ai box. Adesso guadagniamo tantissimo e Gasly è alle spalle di Bottas, che tra l'altro ha anche lui gomma intermedia, per carità, ma tra poco dovrebbero iniziare a raggiungere un po' la volta. Anche Bottas ha guadagnato 3 secondi su Verstappen, adesso il distacco da 4 secondi è passato a 9 in soli 3 giri, vedete addirittura esce il sole. Non so se magari quel doppiato lì si leva dalle palle, cosa che non sta facendo. Magari evitiamo di perdere una vita, guardate Verstappen, cioè sensibilmente ad ogni aggiornamento qui del distacco perde mezzo secondo, la pista solo 2 mm. È che fermarsi adesso per mettere un'intermedia, sì, non so quanto senso possa avere. Oh, si è tolto dalle scarpe. Siamo al 44esimo giro, Verstappen adesso paga 20 secondi di distacco su Verstappen. Bottas e Gasly sono alle spalle di Verstappen. Io vado un po' in accumulo adesso subito. Bottas tenterà il sorpasso e ci riesce, lo facciamo subito anche noi se riusciamo, perché sarebbe importante togliersi dalle scatole subito la Red Bull Cheat, che ancora vedete con gomme da bagnato. Bravo Pier, va bene, sale in terza Pier. Adesso stacchiamo un po' Verstappen. Tra l'altro da notare, Bottas in seconda posizione al momento. Classifica stravolta con la pioggia. Posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Tanto tra un po' bisognerà iniziare a pensare alla sosta, eh? Ok, la pista si è definitivamente asciugata, quindi adesso faremo la sosta con entrambi i piloti e montiamo una bella gomma media. Me la fa cioè, quanti, a che giro siamo? Siamo al 32 giri, 48, ma proprio easy. Gomma media e box di slap per entrambi i piloti. Intanto Gasly durante la sosta ai box ha superato Bottas, quindi in questo momento siamo in prima e seconda posizione. Bottas che ha montato però gomma soft usata, quindi ha una gomma più prestazionale rispetto alla nostra al momento, però io non so se ci arriva alla fine fare 31 giri con gomma rossa usata. Boh, vedremo, ovviamente adesso sarà, dovremo cercare di tutto per tenerlo dietro, ma secondo me non ci arriva alla fine, o comunque arriva sulle tele.
Mancano 30 giri alla fine. Siamo nel corso del 53esimo di 78 giri. Gasly è riuscito a mettere circa 2 secondi tra 6 Bottas, che in realtà qualche giro faranno anche qualcosa in più grazie ai doppiaggi. È arrivato ad avere anche 2 secondi e mezzo di vantaggio. Come dicevo, la gomma rossa si consuma abbastanza. Noi abbiamo gomma gialla, con la quale arriviamo abbastanza tranquillamente alla fine, ma tutti hanno messo gomma rossa. Cioè, per carità, chi l'ha messa nuova ancora, ma tutti quelli che ce l'hanno 74, 74, 76, 75, ma io dubito arrivino alla fine. Tanto sempre grazie ai doppiaggi, Gasly ha agguantato qualche decimino a Bottas. Alonso invece, sempre qui, solo soletto, fa la sua gara, 20-18 in realtà, secondi di vantaggio, ma sul compagno di squadra. Sempre tengo sott'occhio un po' le gomme, 20 giri, 63% di gomma. Neanche se vuoi, secondo me tra 10 giri si fermano tutti a cambiarle. La gomma rossa ha iniziato a, vedete, a cedere, perché Bottas in 5 giri ha preso un secondo e mezzo ed ogni giro il divario aumenta, perché 52% contro il 70% delle medie, 15 giri che mancano al termine, in 5 giri hanno fatto fuori il 14% di gomma. Se la matematica non è un'opinione, 42% per fare 15 giri, cioè ora arrivano veramente sulle tele. La sosta la devono fare, poi sì, per carità, avranno gomma nuova, ma con 30-40 secondi di distacco. Attenzione che c'è un incidente in pista, ecco, questo magari, se evitano di fare minchiate gli altri piloti cortesemente. Nel primo settore Ocon, effettivamente non avevo valutato che una cosa che potrebbe rovinarci la gara è una bella safety car. Ah, allargato un po' troppo la traiettoria. Ecco, basta, posto così, bandiere gialle o colpi del genere, basta, eh. Mancano 10 giri al termine del Gran Premio. Primo Alonso, secondo Gasly a 17 secondi e mezzo, poi Bottas che continua ogni giro a perdere qualcosina dal pilota francese dell'Alfa Tauri. Adesso praticamente le gomme rosse di questi piloti qui inizieranno a cedere, ma definitivamente, già adesso, ripeto, ogni giro perde qualche decimino. Ma porca di quella puttana, safety car. Safety car, follow the reference, follow the reference. Ecco, questo è un dito in quel posto. Stay positive. Ok, copy. Questo è un dito in quel posto perché, vedete, Bottas è andato subito ai box. Noi abbiamo passato sicuramente con entrambi i piloti, perché con Alonso sì, la linea, però dobbiamo fare per forza la sosta con entrambi. Mettiamo gomma rossa e gomma rossa. Gomma rossa e gomma rossa. E almeno ci dobbiamo difendere. Ah, non ci voleva. Non ci voleva. Forse Bottas qua guadagna su Gasly con questa cosa. Ah, mi sono perso il replay dell'incidente. Ah, mannaggia. Allora, abbiamo mantenuto ovviamente la posizione su tutti quanti, perché siamo riusciti a rimanere davanti. Però è chiaro che la situazione non è simpatica, perché da avere un grandissimo vantaggio ci troviamo a ritrovarci poi tutti attaccati e dovremo difenderci con le unghie e con i denti negli ultimi giri. E tutti con gomma nuova, tra l'altro, che si sono fermati tutti. Gomma nuova è un parolone, semi nuova, diciamo. Tra l'altro forse ci metterà un bel po' la safety car a raggruppare il gruppo. Speriamo ci metta 8 giri e così finiamo la gara in regime di safety car. Andrebbe benissimo, nessun problema, non me la prenderei. In this lap. Safety car in this lap. Mancano 6 giri alla fine, cazzo. Abbiamo per fortuna qualche doppiato in mezzo alle balle, questo ci avvantaggerà un pochino. Allora, prima cosa, diciamo ai due ragazzi di non lottare tra di loro, quindi mantenete le posizioni. Poi adesso andiamo comunque in standard con la gomma, ma perché gli metto al massimo il carburante, visto che ne abbiamo. Ovviamente ERS in neutro per entrambi già lo è, e vediamo di finire la gara senza fare cagate, vi prego. Si ripartirà tra poco, vedete il serpentone, l'unico vantaggio è avere quella macchina qui doppiata, questa AS che non so di chi sia, immagino qua del pilota in 15ª posizione.
Ho detto ai nostri due di non lottare. Adesso si farà, si toglierà dalle scatole. Vediamo di riuscire un pochino a prendere un piccolo margine su Bottas, mica tanto. Adesso andiamo via in trenino. Ovviamente dovrà fare da scudiero Gasly. Anzi, adesso io gli potrei chiedere di bloccare un po' le auto dietro. Appunto, entrano i box alcuni piloti adesso. Così Alonso quantomeno va via e va a farsi un bel giretto. Anche perché il DRS non lo attiveranno subito. E gli diamo questo vantaggio al buon Fernando. Fintanto che non c'è il DRS lo possiamo fare. Mancano 5 giri al termine di questo Gran Premio di Monte Carlo. Con la pioggia che aveva scombussolato un po' tutto, ma questa safety car finale che ha di fatto ricompattato tutto il gruppo, anche se molti piloti sono di fatto a un giro di distacco, continuano a rientrare altri piloti che non l'hanno fatto durante la safety car, cosa che non capisco. Intanto giro più veloce di Fernando. Tanto Gasly adesso, ok, ha rallentato a sufficienza le auto dietro, adesso può riprendere un pochino a correre e a difendersi poi da Bottas. Allora, DRS attivo, ma Gasly è stato bravo perché è riuscito ad andare sopra il secondo da Bottas e quindi avrà un po' di respiro per il momento. Invece Bottas se la dovrà vedere con Verstappen quando mancano 4 giri al termine. Tanto Gasly toglie il giro più veloce al compagno quando mancano 3 giri alla fine, ma ricordiamo che non dà più punti. Intanto dietro Verstappen e Bottas sono in lotta, erano appaiati. Tanto si è riusciti a mettere 2 secondi tra Gasly e Bottas, che dovrebbero essere i 2 secondi che gli danno tranquillità anche nel caso in cui, come è appena accaduto, Verstappen superi il finlandese. Peccato per Bottas che ha fatto una grandissima gara e meritava secondo me il podio. Inizia l'ultimo giro per Fernando Alonso e andiamo on board con lui qui a Monte Carlo. Ci godiamo il circuito del Principato. Salutiamo che ci hanno fatto vedere lì sul mega schermo posto sulla destra. Gran premio lunghissimo con tanti colpi di scena, pioggia e strategie errate. Safety car e 2 Alfa Tauri davanti a tutti, come Verstappen che nonostante abbia superato Bottas addirittura ha perso qualcosina da Gasly. Quindi macchina che in questo circuito si è comportata benissimo quest'oggi. Anche la strategia che poi era stata in parte sbagliata con Gasly, che dovevamo messo gomma da bagnato quando in realtà sarebbe stata meglio un'intermedia, alla fine non ha penalizzato troppo il pilota francese, anche se si sarebbe magari trovato lui in questa posizione, ovvero davanti a Fernando Alonso che sta percorrendo le ultime curve stando molto attento a non fare cagate, vero Fernando? Ultima chicana, adesso andiamo sulle ultime curve e poi si può andare a festeggiare la prima storica doppietta per l'Alfa Tauri. Eccoci sul traguardo, Fernando Alonso vince il Gran Premio di Monte Carlo in seconda posizione. Pierre Gasly ed è doppietta. Alonso ce l'ha fatta! Fernando Alonso si aggiudica il Gran Premio di oggi. Ecco il replay. È finita! Fernando Alonso conquista la vittoria. Una vittoria più che meritata. Siamo di fronte a un pilota di straordinario talento. Grandi ragazzi. Wow. Fernando Alonso non ha sbagliato nulla questo weekend. La sua squadra ne sarà fiera. La squadra deve essere raggiante. Il podio è una grande conquista ed è stato pienamente meritato. E il veterano spagnolo segna un'altra prestazione incredibile.
conquistando l'ennesimo podio. Ma dov'è il re che ci dà la coppa, cazzo? E dopo settimane di lavoro, finalmente possono godersi questo momento. Un risultato meritato per l'Alfa Tauri, frutto di una gara solida. Esatto, la squadra merita qualche festeggiamento prima di cominciare a guardare alla prossima gara. A weekend concluso, la squadra è al terzo posto della classifica costruttori. Anche la prossima tappa vedrà le squadre impegnate su un circuito cittadino. Appuntamento a Baku, sulle rive del Mar Caspio, per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Mamma mia, a Baku. Fernando Alonso vince il Gran Premio di Monaco davanti a Pierre Gasly per una doppietta Alfa Tauri. Terza posizione per Max Verstappen, quarto Bottas, quinto Magnussen, sesto Hamilton, settimo Sainz, ottavo Albon. Quindi in classifica piloti, qui Verstappen allunga un pochino su Carlos Sainz, ma guardate Fernando che fa un doppio salto in avanti, si porta lì in terza posizione. Passo in avanti anche di Pierre Gasly che sale in sesta. Classifica costruttori, dove l'Alfa Tauri porta a casa un botto di punti, stacca la Mercedes, si issa da sola al terzo posto e guarda quelli lì davanti dicendogli occhio che comunque ci siamo anche noi. Prima di chiudere questo video bellissimo, andiamo a dare un punto sviluppo a Gasly e glielo diamo su difesa, e neanche uno il nostro caro Fernando, vincitore del Gran Premio. Abbiamo fatto benissimo a prendere Alonso la scorsa stagione, miglior scelta che potessimo fare, gliela diamo su precisione e quindi bene così, 41 anni e non sentirli. Bene ragazzi, dopo questo fantastico Gran Premio terminato con una doppietta a Monte Carlo, siamo passati da essere stato il Gran Premio brutto della scorsa stagione a forse uno dei più belli di questa carriera. Io vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, commentate per condividere la mia gioia insieme a voi e ovviamente iscrivetevi al canale per non perdere nessuno dei prossimi video in uscita. Ciao!